sono mosche un po', diciamo che non molti più le usano, e invece sono secondo me molto valide, e in torrente sono mosche fra le più catturanti, diciamo. Se uno segue il metodo di montaggio un po' tradizionale si complica anche un po' la vita, perché è una mosca che va costruita alla rovescio, nella prima parte, cioè dalla testa verso la coda, è un po' la sua prerogativa. Se la vogliamo costruire in montaggio originale la facciamo così, se no uno la può fare anche più tradizionale, diciamo più facile. Magari ve la faccio vedere tradizionale, no. Sì. Ascolta, l'hai preso da Giorgio Benecchi? Cosa? Il sistema di costruire questa mosca? No. È una classica mosca che esiste da sempre questa. Esiste da 200 anni questa mosca. No, io ho la cassetta di Giorgio Benecchi e c'è anche, c'è anche quella lì, per quello che chiedevo. Comunque, niente, la facciamo magari tradizionale. E una cosa molto importante, poi c'è chi si avvale anche della mano per fare questa cosa qua, ma secondo me è un complicarsi ulteriormente la vita. È molto utile usare questo tubino, un semplice tubino che io ho ritagliato da un tubino tipo quelli che si usano anche per i galleggianti. Adesso questo è un tubino di termosaldante che uso per fare quando faccio l'artificiale da luce, ma serve moltissimo per non complicarsi appunto la vita. Quindi quando si inizia a costruire questa mosca lo infiliamo subito prima di partire nel bobinatore, dopo ce lo giochiamo in entrata o in uscita, e questo veramente è fondamentale. Allora, iniziamo, essendo una mosca che si costruisce alla rovescio, poi vabbè, adesso questo bobinatore sottile, voi solo questo di tubino, magari tende un po' a uscire, però insomma ce lo teniamo fermo. Quindi si inizia col costruire la testa, quindi la cerchiamo di fare discreta anche per chiudere dove l'amo all'apertura. Io senza la mia lente faccio fatica, c'ho il bifocale, quello tripla potenza, ma spero di riuscire bene. Vuoi un paio di piatti? No, c'ho il bifocale tripla potenza, ma questi sono le uso come lente di grande. No, ma poi dopo c'ha l'astigmatismo questo. Quando abbiamo fatto questa abbozzo di testa, diciamo, adesso facciamo la 699, che diciamo 199, la March Brown tradizionale, diciamo. Quelli sono i numeri che chiami la sera. Quando si utilizzano due piume, tipo per fare la 700 oppure la 4 o la 911, si possono, sono delle olive piuttosto che degli ichneumuridi. Si usano anche due penne, qui useremo una penna sola, un rosso medio, lungo, e lo avvolgeremo dalla punta, perché dobbiamo trovarci le fibre più corte davanti e le fibre più lunghe di dietro, quindi andando alla rovescia lo fissiamo all'indietro. Passiamo dietro col bobinatore perché dovremo poi praticamente avvolgeremo le ECOS fino a metà del gambo circa. Questa è una fibra lunga, quindi ci arrangiamo.
verrà tutto un bel arruffamento, però ve ne dovete iperfregare perché è normale che venga così. A questo punto si può già far entrare in gioco il tubino. Si può tornare in avanti perché poi comunque la legatura crea un rinforzo alle fibre. Dopodiché prendiamo una piuma di pernice, anche questa è abbastanza lunga. Presa abbastanza lunga, io la prendo. Se mi si rompe sono fottuto. Allora, a questo punto dobbiamo andare di dietro e fare il nodo, perché dovremo cambiare bobinatore per fare poi il corpo. A questo punto cosa fate? Vi sistemate un po'. La pernice. Prendete una schifezza. Ecco.
spilla di mia. A questo punto portate e tenete con il tubino tutto in avanti, così. Poi si usa così la pesca. Basta. Con il tubino e tutto il tubo. Tagliato un po'. La Devaux ha una coda tradizionale fatta a ciuffo folto, uno può fare la sua elaborazione a V piuttosto che rialzata, piuttosto che non lo so, però diciamo che anche quelle che vende Paolo, uno ci guarda, hanno il suo bel ciuffettone grosso, gallo. Sì, sì. Quindi tutta questa sproporzione che c'è, cioè questo poco spazio che c'è per il corpo, diciamo, andrà poi compensato perché dovremo passare sopra queste fibre, schiacciarle in modo che dopo loro rimarranno rivolte verso l'avanti. Sì, posso fare anche questo. Lì abbiamo le raspe dei denti nella fortezza di Bologna. Appena vedi i tuoi colli, gli do fuoco, così dopo me lo dici che è la raspa. Quando piangi perché c'hai i colli tutti che puzzano di peli bruciati. I peli bruciati. Qui attacchiamo un pezzettino di filo per fare il ricaccio e poi a questo punto cominciamo a fare il corpo. Teniamo anche il filo bello teso. Chiaramente lasciamo tutto sotto, eccedenze della coda, pezzi di colli di gallo precedenti, pertanto il corpo dovrà avere un abbozzo di conicità, diciamo, no? Poi lì il morsetto rotante aiuta abbastanza in questa cosa, perché diciamo uno se lo controlla. Se il pistolino esce, chi se ne frega, torniamo indietro e glielo rimettiamo. Ok? Perché tanto può succedere.
sarà il male di ritirare su tutte le fibre. C'è che la pernice si è smolata. Avevi già preso, sopra, ma no, stiamo servendo questo. Quindi se esse c'è il male un po' di starsi a sbattere, però lo ritiriamo su e recuperiamo questo. Sì, aspetta che ti passo un altro. Ok? Voglio pescarle tutte, no? Sono tornato, bene. Ho appena inviato due o tre foto. Ho appena inviato due o tre foto. Ma quelle del fiume non le ho messe. Andate avanti e schiacciate le fibre. Sempre col filo tirato. Sempre col filo tirato. Controllate un po' la conicità, riempite i buchi dove serve. Il rigaggio nella 699 interessa solo la parte iniziale del corpo dietro la coda, facciamo tre giri. Nodo e fine della festa. Un po' per farvi capire comunque il concetto di dopo come le fibre vengono rivolte. Salve se venite. Salve se venite. Ah, ci può essere anche la versione ninfa. È una mosca che casca sempre dritta. Però il metodo, cioè, è un po' più complicato questo qui, cioè io non la faccio mai così, la faccio sempre. No, adesso la facciamo, ne facciamo un'altra, parto da metà gambo con l'Ecos e me li faccio al testino, poi chiudo e poi torno indietro, cioè qui è un po' complicato, poi bisogna tornare indietro col bobinatore, passare in mezzo alle fibre. È sempre più. No, lascia che la lascio qui? Cioè, aspetta un momento, faccio una foto, la puoi togliere.
siamo abituati a... Posso girare? Posso pensare? Vabbè, adesso qua non c'ho la colla, siamo andati il filo. Siamo andati il filo? Sì, sì, sì.